Di nuovo video, siamo qua pronti per aprire i nostri premi, però premessa, non apriamo i pacchetti, solo uno che è il tozzo garantito della Premier League che sono riuscito a fare buttando una squadra di 87, è stata dura però ce l'abbiamo fatta. Comunque andiamo a aprire, prima dice Rival sempre non scambiabili, così teniamo più pacchetti perché questi pacchetti non li voglio aprire perché mi voglio conservare per... Ok, sempre quello, perché pensavo che mi aveva abbassato il premio. Perché voglio farmi la Serie A e voglio aspettare che esce tutta la Serie A per poi fare il pacco meno intero. Premesso, ci sarà anche forse 2 o 3 video spezzettati che ho aperto inizio della settimana e abbiamo trovato un paio di carte buone. Non ve lo svelo nulla perché lo vedrete dopo nel video continuato. Comunque, Foot Champions abbiamo fatto Oro 3. Allora, potevo fare Oro 2, avevo 5 partite rimaste, dovevo fare 2 vittorie perché avevo fatto 15. Non ce l'ho fatta, mi sono fermato con 2 partite ancora da giocare. Ho detto, me ne ha fatte perdere 3 di fila. Ho detto, leviamo mano perché non è cosa. E mi sono fermato a Oro 3. Ma Oro 3 è difficile trovare. Sperando di trovare almeno qualcosa di buono. I pacchetti sono buoni, ce li conserviamo. Mettiamo le qualificazioni inutili. Allora, 1 di 3. Sperando di trovare almeno in questi 1 di 3. Almeno uno della Premier League. Sarei contentissimo. Mo' chi mi dà, non me ne frega tanto perché. Saranno Super Sabo che non li metterò in campo. La squadra è cambiata un poco, però vabbè, è inutile. Andiamo con il primo. Dai, 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 che sono fiducioso. Mi sono messo verde. Carrillo, ok. Mi dà Carrillo, Marcelo Chrome e Shaw. Io direi di prendere, penso, Shaw come terzino non sarebbe male. Anche se ho Tagliafico, però. Anzi, dai, facciamo, chiama. È bella scelta, però. Andiamo a Carrillo, eh. Anche se secondo me ne pentirò, però prendiamo a Carrillo. Ultimo, cercherò di vederlo tra le con le statistiche, perché non mi voglio rovinare. Andiamo con le statistiche. Ok, penso sia aperto. Ok, speriamo abbia preso un Premier League buono. Ok, il primo. 88-92 di tiro, buonissimo. Ok, il secondo. Inchia, è completo. 91 di velocità, 92 di 93 passaggio, 93 dribbling. Il secondo è stupendo. Il terzo. 92 di fisico e un difensore verso terzino. Mamma mia, io spero che il secondo sia buono. Allora, vediamo l'ultimo. E Gasi, ok. Pacco il secondo, il primo. Gomis, ok. Io spero che il secondo sia buono. Ho visto le statistiche, sono buonissime. Mount, lo sapevo. Lo volevo perché non l'ho registrata la parte prima. Però avevo detto, se mi devi dare qualcuno, spero che mi dà Mount. Perché veramente è una bellissima carta. E prendiamoci Mount a occhi chiusi. Perché boh, è completo, centrocampo, attacco. Benissimo, anche se era un super sub. Comunque andiamo con questi due. Abbiamo sculato, penso di sì. Oro 3 abbiamo trovato 2 giocatori abbastanza buoni, tra cui 2 Premier League, penso ottimi. Adesso abbiamo 12 pacchetti. Ci andiamo ad aprire il tots garantito della Premier League. E poi vediamo se apriamo un altro. Ma vediamo, comunque tots della Premier League ce lo guardiamo, non fa niente quello che è. Apro, posiamo e ce lo guardiamo. Dai. Ne spero una bella lavagna, niente di che, solo questo. Walkout, grazie, e Todi, Toz, Portogallo, Ruben Dias, va bene, è un bel difensore, ma peggio me l'avevo immaginato, perché quelli di Portogallo sono 3, o Cancelo, o Ruben Dias, o Bruno Fernandes 97, però, la verità, tutto sommato, Ruben Dias è una bellissima carta, devo dire la verità, bellissima carta, penso che non ho la possibilità con nessuno, perché non c'ho nessuno che è uguale alla sua nazione. Comunque, sono contentissimo di aver trovato Ruben Dias, abbiamo trovato un grandissimo giocatore con Mount pure. Complimenti al Chelsea che è passato contro il Real Madrid. E ci buttiamo in squadra per dire, però. Va bene, allora io direi di aprirci solo un pacchetto. Abbiamo 3 da 50.000, io direi di aprircene uno e concludiamo il video con questi qua. Allora, apriamo l'ultimo, uno da 50.000, concludiamo col 50.000 e poi vediamo la settimana prossima. Sperando che metteranno una sera. Vediamo. Non è walkout, ok, si skippa anche lavagna, ottimo. Penso Libertadores, penso, se ne vanno a fanculo Libertadores. Ok, però Depay, Ilicic dentro non è male. Bello, ok. Allora, esatto, punto finale, abbiamo trovato Mount, Carrillo e poi abbiamo trovato il difensore centrale Ruben Dias. Il pacco me penso che finisce qua perché non voglio spendere troppi pacchetti perché voglio, ve lo ripeto, voglio aprirli per la Serie A e là mi vorrei rovinare. E dire, finisce qua. Abbiamo trovato i giocatori che abbiamo trovato. Stato molto fortunato, sì, perché Oro 3, minchia, è un botto quei giocatori. E ci vediamo la settimana prossima, sperando di trovare la Serie A. Non
bello quel Bruno Fernandes, spera di trovare la Serie A e spacchettiamo fino alla fine con la Serie A. Mo vi lascio un piccolo estratto della settimana che ho fatto e vi farò vedere tutto quanto è. E noi ci vediamo al prossimo video di FIFA.